Buonasera e benvenuti in questo mercoledì sera con Racing Team Italia sul nostro canale Twitch. Questa sera, come ogni mercoledì, andiamo con la Rookies Cup, quarta edizione di Racing Team Italia. Vedete che sono appena iniziate le qualifiche. Io ho fatto partire un attimo in ritardo il tempo perché non me l'aspettavo. Perché qui in cabina Sorry. di commento, super. Sì, volevo dare via fra un attimo. Però abbiamo il super efficientissimo nostro Teolino in arte Gigi Rox. Ciao Matteo. Ciao Diego, buonasera e buonasera a tutti i telespettatori. Oggi ci troviamo sul circuito del Nürburgring GP con i nostri ragazzi del Rookies. Della Rookies Cup. Bello tornare insieme a commentare le gare della Rookies, Matteo. Ci mancavamo da qualche settimana, forse un mesetto abbondante. E Eh sì, da un po'. anche questo mercoledì siamo qua e vedo già tantissimi spettatori. Matteo, se vedi la chat, direi di dare i saluti a tutti i nostri amici che ci seguono da casa. Assolutamente. Partiamo da Jakopok che si è unito subito per primo, che ricordiamo stasera farà wildcard Wild, insieme a Black Sail. carta pazza. Eh sì. Poi abbiamo Ruggi74 e Omar, buonasera ragazzi. Abbiamo Matteo Fix, Scalise, T-Mac35 Seconds, buonasera. Poi abbiamo il nostro mitico Aldo, buonasera. Poi abbiamo la Leon Lady che ci segue presente anche stasera, grazie mille per esserci. Poi abbiamo Hulk, Melina Mimmo che farà sicuramente il tifo per il suo Josamu. Poi abbiamo Black Sail che anche lui stasera correrà in pista e abbiamo anche Io sono io, buonasera e salutiamo anche Simone Ciao Mantextech e Gianluca, oggi te l'ha giocata Matteo. abbiamo anche già subito una richiesta di onboard con Terminator da parte di Hulk, quindi ce lo ricorderemo. Me lo tengo qua Assolutamente segnato. sì. Salutiamo anche Gnazzo. Gnaziov, Tu, Gnaziov. Gnaziov, ecco, Ciao tu lo conosci Gnaziov. bene. Eh sì, mi pare di averlo già sentito nominare. Buonasera, Nostro buonasera. follower da tantissimo tempo. Fedele follower. Bene, iniziano i primi giri lanciati dei nostri piloti. Stanno iniziando a cambiare le gomme, noi ne approfittiamo però di questo primo momento, ormai conosciuta bene quella che è la prassi delle qualifiche, cioè cercare di consumare un po' di carburante per alleggerire le vetture. Pronti a fare il giro lanciato con gomme super morbide. Vediamo in questa attesa, le qualifiche, ricordo, durano 15 minuti. Vediamo quella che è la classifica attuale, eccola qui, grazie regia. In sovraimpressione vediamo subito che il primo, il leader di questa classifica è un certo signor Chiasiellis, un signore, un certo il nostro amico Paolo, che ha vinto un bel po' di gare. Ha vinto un bel po' di gare. No, bugia, è sempre arrivato terzo. Ora sto diventando anche daltonico. No, Paolo, una costanza incredibile. Vedete quante volte è riuscito ad arrivare a podio. Lo vedete nei colori, nella sua tabella. E questo per ora gli regala la prima posizione con ben 16 punti di vantaggio su Jolly Games 92, che è un pilota che ci dà dentro parecchio. Terza posizione invece per Ace of Peaks. Quarta posizione Kimi Ice. Quinta posizione per la nostra Giulia G-Panic 14. Sesta posizione per Joe Samu, protagonista di una spettacolare gara all'ultima tornata. Settima posizione per la Debbie, la Ethylene Blue. Ottava posizione Ronca. Nona posizione Kiki da 27. Decima posizione Terminator. Undicesima posizione per Simo Riva. Dodicesima posizione per KT Bramba e tredicesima posizione per Taffington 72, pari punti con Salvo Fusto a chiudere quella che è la classifica generale di questa Rookies Cup quarta edizione di Racing Team Italia. Matteo, nelle prime posizioni di questa classifica vedo
dei piloti molto 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 agguerriti, a partire dal leader che andiamo a inquadrare, il nostro Paolo Chiesielis numero 65, 65 con la sua Audi TT. Ricordo, solo auto gruppo 4 a trazione anteriore, quindi occhi consumi di gomme. Assolutamente. Sì, queste macchine con trazione anteriore bisogna essere veramente bravi a gestire bene la gomma perché, essendo che è tutto incentrato sull'anteriore, sia sterzo che trazione, non è per niente semplice. I nostri ragazzi, col tempo sono riusciti a imparare a gestirle a dovere. Diciamo che la gestione è un po' il punto cardine di questo campionato. A partire dal carburante, visto che non si può neanche fare rifornimento, perciò si incentra parecchio sulla strategia. Vedremo oggi cosa ci dimostreranno i nostri piloti. La Vedremo un po' le strategia, soste. giustamente l'hai nominata, è importantissima in questa quarta edizione perché i piloti, ricordo, possono utilizzare soltanto una volta ogni mescola a disposizione, morbide, medie e dure, e non possono fare rifornimento. Infatti nelle gare scorse è capitato che qualcuno fosse rimasto senza carburante, è stato obbligato a rifornire e per questo ha subito delle penalità, che erano praticamente quei punti di penalità che vedevate nella colonna sulla destra della classifica. So, Teo, detta da qualche pilota, che addirittura proprio in vista dei consumi, c'è qualcuno che si è reso conto che la propria auto consuma solo le gomme anteriori e non le posteriori, quindi qualcuno le posteriori le sta riciclando anche la gara successiva per risparmiare un po' di gomma, lo sai. Beh, di sicuro fa bene. Perché bisogna essere ecologici, ragazzi, non bisogna sprecare le gombe, come ci suggerisce giustamente dalla chat il nostro Matteo Fixi 8, il nostro Matteo Fix, che segue la sua GPNX attualmente inquadrata nella sua corsa al podio. Attualmente è una quinta posizione in classifica per GPNX, che si sta dimostrando davvero un osso duro. Bravissima la guida della sua Volkswagen Scirocco, dicono sempre trazione anteriore. Questa sera, come vi accennava già poi Matteo, abbiamo anche una wild card. Attualmente, eccolo qui, nona posizione, Jaco Bomber, che fece il suo ingresso in Racing Team Italia proprio in questa categoria. Questa categoria della Rookies, e ottenne poi una promozione in World Racing League. Per questa sera ha chiesto e eccezionalmente ottenuto di poter far parte dello schieramento nella gara del Nürburgring GP. Quindi questa sera siamo in diretta dalla Tedesca, dalla Germania. Nel mentre Joe Samu fa vedere di che pasta è fatto, subito un primo tempo 2.04.4, un tempo abbondantemente sotto il 2.05, quindi sta già pompando da subito il grande Joe Samu. Vedremo se si riuscirà addirittura ad abbattere il muro del 2.03. Vediamo che subito nelle prime posizioni abbiamo i protagonisti di questa Rookies Cup quarta edizione, con Chiesielli attualmente leader della classifica in quinta posizione con la nuova livrea della sua Audi TT, dove saluta l'arrivo del 2021. Si sfianca anche un po', ma era un lag, ragazzi, quindi ormai vi siete abituati ai lag di Gran Turismo, quindi non preoccupatevi, quello che vedete a volte non è realtà. Quindi dicevo, Chiesielli in quinta posizione, un pilota che ci ha abituato a delle qualifiche, direi in anonimato, però poi quando si tratta di spingere in gara e di puntare al podio le prime posizioni, la sua costanza e capacità di gestione della benzina, del carburante e delle gomme gli sta permettendo quasi sempre di arrivare a podio. Quando sono passati 9 minuti e 30 secondi, poco o meno, dall'inizio di queste qualifiche, quindi stiamo entrando nell'ultimo terzo di qualifica, e ora vedremo i piloti far davvero sul serio con le super morbide fresche montate.
alla loro auto. Ricordo che hanno un treno, hanno treni infiniti, tra virgolette, infiniti di gomme da poter utilizzare durante le qualifiche. Generalmente si fanno 2-3 cambi gomma durante le qualifiche per sfruttare sempre il treno fresco di Super Morbide. Salutiamo in chat, vedo è arrivato anche il grande Nisho 86. Ciao Nisho, benvenuto. Vedo anche se era aggiunto qualcun altro. No, leggevo prima. Bina Il Coppola gallo. che fa il tifo per Josamu e che è diventata, penso, nostra nuova follower appena 10 minuti fa. Quindi benvenuta, Esatto. Bina Coppola. Abbiamo il tuo Josamu, per il quale fa il tifo, inquadrato proprio in questo momento. Ma ringraziamo anche Danikila60, che è diventato nostro follower circa mezz'oretta fa. E anche, qui devo chiedere venia perché ieri dovevo ringraziare, ma mi sono dimenticato. Ringraziamo anche Maximus43, ZDudi e Tonico74 che sono diventati i nostri follower nelle ultime 24 ore. Quindi benvenuti nella pazza famiglia di Racing Team Italia. E qui vediamo, già stiamo passando nel rettilineo, vedremo se abbasserà ulteriormente il suo tempo. Passa ora, non lo migliora, forse si stava semplicemente lanciando, vero Matteo? Eh sì, era in outlap probabilmente, adesso pesterà giù il piede e prova a... Secondo me si può sfondare la barriera del 204, vedremo forse un 203 alto, potremo vederlo. È sicuro le Mo macchine più scariche, gomme fresche, non è da escludere, potremmo vederlo. Molto 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 probabile. Vediamo ora Ace of Peaks che sta migliorando. È in super fucsia. Sta abbassando il tempo record di Josamu. Vedremo se riuscirà a strappare una pole position, cosa che è già riuscito in passato a fare. Quindi non sarebbe una novità per lui, così come per Kikidano, anche lui, nuovo anno, nuova livrea, si ritrova a spingere con il tentativo, la possibilità con la sua Renault Mégane, col tentativo appunto di strappare la pole position a Josamu, pilota contro il quale si è battuto tantissime volte. Chissà se anche questa sera riusciranno a farmi perdere la voce, come ormai ultimamente accade di continuo. Quarta posizione invece per Simoliva 22, ricordo momentanea posizione, un secondo e 111 millesimi, quindi poker di assi per Simoliva, poker di uno. Il distacco suo dal tempo, che è già un tempo record di Josamu. Simoliva anche lui con la Volkswagen Scirocco, che spinge e consuma benzina, ma vedo subito un inserimento in seconda posizione. A 101 millesimi di Jacob Bomber con la sua Peugeot RCZ si piazza subito in seconda posizione, ma Ace of Peaks, che abbiamo intravisto prima fare qualche super fucsia, lo vediamo in questo momento far segnare il giro record di 2.04 e 247 a 237 millesimi più veloce di Josamu, attualmente in seconda posizione. Quindi wow, che tempi ragazzi! Qui stanno volando. Jacob Bomber attualmente si è contato alla terza posizione. Qui che è successo? Mi è sparito Josamu. Mi è sparito Josamu. Ehi, box, not i box. È entrata in box. Però purtroppo è uscita dai box. Quindi rientra con gomme medie. E a sto punto non riuscirà a migliorare il suo tempo, penso. No. Non riuscirà a migliorare il suo tempo. Adesso, appena passa il primo settore, rivedrete Josamu comparire nella classifica in alto a sinistra del vostro teleschermo. Mentre in basso a sinistra mi dimenticavo di far scorrere anche quelli che sono i contatti di Racing Team Italia quando manca un minuto al termine delle qualifiche. Ed Ace of Peaks è al comando in questo che è il Nürburgring GP della Rookies Cup, quarta edizione. Quindi Ace of Peaks in prima posizione, Jacob Bomber che ricordo è una wild card, quindi la sua posizione non andrà a contare a termini di classifica finale. Si trova in terza posizione dietro Josamu, eccolo qui che è riuscito a passare il primo intero tempo, quindi a ricomparire in mezzo alla classifica. Kikidano
Kikidano, vedo che sta ancora scontando qualche penalità, qualche difficoltà. Per lui si trova in quarta posizione a circa 9 decimi da Ace of Peaks. Quinta posizione per Simo Riva, un secondino da Ace. Chiasiellis se la prende con comodo, tanto lui aspetta la gara. Un altro posto, ragazzo, neanche le fa le qualifiche, rimane in box e poi pensa alla gara. Ottima settima posizione per G-Panic, che ha fatto, penso, in tempo giusto, giusto, giusto a passare il traguardo prima del termine delle Al qualifiche. pelo. E quindi vedremo se cercherà di migliorare il suo tempo. Attualmente 2 secondi e 6 dalla pole position, un secondo e 2 da Chiesielis. Lì davanti, i primi 6, davvero, ragazzi, però hanno fatto Fatto un il altro vuoto. sport, hanno fatto un altro sport, sono stati davvero velocissimi. G-Panic che no, ormai ha abbandonato, quindi non sta facendo il giro. Lightning Blue invece in ottava posizione dietro G-Panic, salvo Fusto, nona posizione davanti a KT Bramba in decima posizione che termina ora. Vediamo se riuscirà a migliorarsi, non ce la fa, e a chiudere Terminator in undicesima posizione. Mi sa che non vedo qualche pilota, Teo. Ne Sì, vedo 11. Chi non ho nominato? io ne ho 13. Allora, mi sembra che tu Ronca in quarta posizione non lo vedi, mi sa. Io Eh vedo no. Ronca in quarta posizione. Eh no, qui Ronca in quarta E posizione non lo vedo. Non lo vedo assolutamente. A sto punto esco e rientro, Teo. Esco e rientro. sì, al volo. Sì, prima Bene, anche Black dell'inizio. Sail mi sa che non lo vedi. Prima dell'inizio della gara, quindi sì, mi mancano Black Sail e Ronca. Quindi ragazzi, un minutino di Bello. pausa, diamo una clip, fra un minuto siamo di nuovo qui con l'inizio della gara, a fra pochissimo. Eccoci qui tornati in live, vedete che il motorino di Gran Turismo Sport, il V6 della grafica di Gran Turismo Sport, sta già girando perché siamo pronti per l'inizio della nona tappa di questa Rookies Cup, quarta edizione. Vediamo intanto se 13, giusto? Quindi li vedo tutti e 13 ora, ottimo. Ottimo, ottimo e abbondante. Salutiamo anche Azzurra Gioia. Ciao Azzurra Gioia, appena diventata nostra nuova follower, benvenuta. Dici per chi fai il tifo. Eccoli qui, 13 piloti pronti al via in questa nuova tappa della Rookies Cup con Ace of Peaks al comando davanti a Jossamo, Jacobomber, Ronca, Chichidano, Simo Riva, Chiesielis, G-Panic, Lightning Blue. Le altre non me le ricordo più. Partiti, partiti! Rimangono fermi Black Sail e solo Black Sail. E Mi sa che bisogna quindi far foto alla classifica e restart. Si è diamo fatto, fatto. restart. Diamo restart, Matteo. Ricordiamo che dal regolamento ci sono due restart a disposizione, quindi prima partenza, secondo tentativo e il terzo è definitivo. Il terzo è definitivo, questo per permettere a tutti i piloti di poter concorrere, mentre io qui mi sa che ho un bug
Telecamere. Andiamo bene, ragazzi, oggi proprio. Vediamo adesso in ripartenza come andiamo. Il disastro. Quindi niente, adesso c'è da ricreare la classifica. Azzurra Gioia fa il tifo per Mimmo. Per Mimmo, chi è Mimmo? Mimmo Modem, chi è? Chi è No, è Mimmo? Gio Sam. Ah, per Gio Sam. Giosamu, per Giosamu, ottimo. Fai, mi dice Mimma, Tanto Domenico, Giosamu, tifoso. giusto. E c'è un Mimmo, chi è Mimmo? Mimmo Modem. Mimmo Modem. Esatto. Anch'io stavo pensando la stessa cosa. Ok, quindi vediamo un attimo. Abbiamo per fortuna come host della stanza la nostra G-Panic, che è bravissima. Vedremo se sarà anche velocissima. Penso che sia la prima volta, Matteo, che abbiamo un crash in Rookies da quando c'è Sì. Sì, G-Panic host. infatti siamo sempre partiti tutto liscio al primo tentativo, vabbè, dai, una volta potrà anche capitare, dai. E intanto sta facendo la classifica e gliel'ho mandata, quindi adesso Ci dovrebbe godiamo mancare un po' quelle pochissimo. che sono le livree. Vediamo se riesco. Come si faceva a mettere? No, così no. Volevo mettere la visuale al contrario. Ah. Al contrario, in L1, retro, L1. no. Quello è L1. L1. Non l'hai cambiato, sì. Dovrebbe essere. L1, qual è questo? No, non è questo. Ne approfittiamo per provare nuovi tasti, nuovi visuali, forse col pad. Se chiudi e riapri il spettatore dovrebbe andare comunque, perché se non si buggano. Sì. Prova. Sì, prova. Aspetta, no, eccolo qui. Devo usare la levetta di destra per riuscire, Ah, perché ah, volevo ok, tu fare ce una l'hai. carrellata anche di livree. Questa è la livrea di G-Panic, che è bianca sull'anteriore, con tutti i bellissimi adesivi RT, eccola che ci sfanala. Ah no, ha acceso le quattro frecce nella sua Volkswagen, mentre il retro è tutto colorato così di rosso. Chiesielis l'abbiamo visto anche prima con la sua livrea Welcome 2021, benvenuto 2021, nella sua Audi TT. Poi invece qui, questa è la Debi Lightning Blue, che utilizza la livrea Ancora. dell'anniversario, Sì. One Year. Mentre Simoriva, vediamo Simoriva, dove sta? Eccolo qui, Simoriva con la sua Volkswagen Scirocco in livrea Red Bull, direi. Intanto salutiamo e ringraziamo The Real ST Official. Benvenuto in live. Benvenuto in Ciao chat. Derial, ciao Derial, benvenuto. Benvenuto, hai beccato un momento di calma. Nonno Francesco ci dice: non vedo la gara. Ebbè, non stiamo gareggiando, nonno. Stiamo Adesso si rifacendo parte, la adesso si griglia parte. di partenza. Fra un attimo si riparte. Stiamo approfittando di questi secondini di attesa per goderci quelle che sono le livree dei piloti schierati in campo. In pista, meglio. Ed E si ecco parte, prontissima ragazzi. G-Panic, velocissima, pronta per partire. Io sono io, ci chiede: no, le morbide non ci sono. Sì, ci sono, Carmine, ci sono le morbide, solo che consumano davvero tanta gomma all'anteriore, quindi addirittura qualcuno preferisce partire con le dure. Sicuramente nel secondo stint avrei modo di vedere i piloti girare anche con gomme morbide. Sicuramente le utilizzeranno. C'è da dire che consumano queste auto davvero tantissima gomma all'anteriore. Far tutta una gara con medie e morbide non è assolutamente facile. Ma ora diamo spazio, si accendono le luci, pronti, via! Semaforo verde, partiti! Sembra che siano riusciti a partire No. tutti.
Vedo ancora. sgommare là dietro, quindi penso che sia da rifare. Teo, aggiornami perché qui davanti Sì, c'è già no, battaglia. sono restart, restart, E allora diamo subito, Teo, il restart, perché questi si scannano, si picchiano. Se le danno di Non vedo santa l'ora di correre. ragione. Indichiamo, Teo, per favore, anche che la partenza definitiva, quindi qualunque Sì, cosa sì, 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 sì. succede, ora la gara non potrà essere bloccata. Mannaggia, chi non è partito adesso, te? È sempre Black Sail. Sempre Black Sail. Mannaggia, qui la vedo grigia. La vedo grigia per Black Sail. Ora la griglia dovrebbe essere già pronta, quindi Sì. ora ripartiamo subito. Nel frattempo, com'è che era? Tanto adesso Lost metterà in ultima posizione Black Sail in modo che non ostacoli in caso in cui dovesse ancora buggare. Quindi Black Sail dovrà partire in ultima posizione, purtroppo. Nel mentre che vedo che Racing Team Italia si sta divertendo nel canale chat ad attivare funzioni. Hanno richiesto la l'emoticon. Quindi Ok, abbiamo, ci sono due ricordiamoci, onboard con Terminator. E basta, ne sì. abbiamo anche altri. Per adesso solo Quanti ne Terminator, quindi possono dovete prenotare, Teo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2-2. 7, 2, 2, 2. Quindi avete l'opportunità utilizzando le vostre bubble, come si chiamano? Le vostre ball, E i punti i canale, vostri gli RT punti points. canale, gli RT points. Utilizzando i vostri RT points potete prenotarvi un onboard con il vostro pilota preferito, quindi sfruttate l'occasione. Qui vedo solo 12 piloti, Teo. Forse non vedi Black Sail. Non lo Comunque, vedo. partenza definitiva, quindi chi riesce a partire Quindi parte, Black Sail è in se ci sono i tredicesima, semafori. comunque. Sì, ultimo, è ultimo. Semaforo verde, partiti, partiti. Questa è definitiva, quindi ora non ci si ferma più. Ace of Peaks parte. Ma alle sue spalle subito Jacob Bomber e Joe Samu si infilano. Attenzione alla prima staccata che è pericolosissima. Qualche toccatina tra Ronca, Joe Samu, Kikidano. Mentre lì davanti Ace of Peaks e Jacob Bomber prendono subito il comando della gara con Kikidano che ha fatto una partenza fulminante e si piazza subito in terza posizione, inseguito da Joe Samu e Ronca. Occhio al largo di Jacob Bomber che viene bucato da Kikidano 27. Che si piazza subito in seconda posizione ai danni di Jacob Bomber, che però sta lì attaccato e subito si fa vedere negli specchietti. Ace of Peaks invece cerca di far subito la differenza e di distaccare quelli che sono i suoi inseguitori, ma occhio perché chi danno le tue spalle non è per niente un osso, sì, è un osso duro, quindi non è per niente uno da Sono tutti e tre incollati, sottovalutare. mamma mia. Stanno Tutti e volando tre via. incollati, sono uno appiccicato all'altro. Ace of Peaks che vorrebbe fuggire, ma non ce la fa. Ora, in questo momento, Ace of Peaks sta correndo almeno 2 decimi oltre quelle che Ci sono sono dei le bei gruppetti. potenzialità dell'auto. Come? Come, Sì, ci sono Teo? dei bei gruppetti. Dicevo che ci sono dei bei gruppetti. Abbiamo i primi tre che sono appunto in lotta per il podio. Poi abbiamo due dietro di loro, abbiamo Joe Samu e Ronca, anche loro in lotta per la quarta posizione. Poi abbiamo Simo Riva e Chiasi Ellis, rispettivamente in lotta per la sesta. Poi abbiamo Katie Brambo e Salvo Fusto, anche loro ai ferri corti, 2 decimi. E abbiamo G-Panic, che se non ho visto male è andata un po' lunga Teo, nella. scusami, scusami un attimo, qui no, non fanno il sorpasso, ma sono in 5 lì davanti addirittura con i primi tre che si sono aperti a Margherita. Sembrava volessero entrare in 3 alla penultima curva, invece alla fine si sono dovuti rimettere in fila indiana. Comunque un gruppetto di 5 che ha preso un bel vantaggio su Simo Riva, stesso primi 5 Matteo. Sì. Così diamo la carrellata anche dei piloti che giustamente stavi nominando, con Simo Riva in sesta posizione, che ora viene attaccato da Chiesielis.
che si butta all'interno alla staccata di curva 1 e viene toccato anche leggermente da Simo Riva, che cerca di incrociare subito, ma ora la strada gira a sinistra, vediamo se è abbastanza Simo Riva per ripassare avanti, ma sono fianco a fianco con Chiasi Ellis, che ora ha sempre il vantaggio di traiettoria. La strada gira a sinistra e passa in sesta posizione. Chiasi Ellis, riesce a mantenerla. Vediamo, no, Simo Riva di nuovo taglia all'interno e si butta per il sorpasso su Chiasi Ellis, di nuovo fianco a fianco. Questi ragazzi da subito vogliono farmi perdere la voce, vogliono cercare di andare a riacchiappare i primi 5, però occhio, perché con questi sorpassi e controsorpassi andate a perdere un Sto bel po' facendo di un ruolo. strada. Chiasi Ellis, che fa della Eh sì. strategia il suo punto di forza, ma probabilmente pensa di averne qualcosina in più di Simo Riva e vuole cercare di passare avanti, ma Simo Riva non ci sta e non lo lascia passare. Qui sarebbe una buona strategia, Teo, mettersi d'accordo e tirarsi l'un l'altro per andare a riacchiappare i Eh primi sì, 5. conviene. Io farei Sì, così. convirebbe perché sono già 5 secondi di distacco da Ronca, quindi Ma Chiasi Ellis sto non lo perdendo. sa. Ma Chiasi Ellis non lo fa e ci prova addirittura all'esterno. A lui non interessa andare a riprendere i primi 5. Ci vuole dare No. spettacolo da subito, spettacolo già dalle prime battute di gara. E lo sta facendo alla grande con Simo Riva, mentre lì davanti, Matteo, seguici sempre i primi Sì, 5 per favore. sono tutti lì sempre nella stessa posizione. Attenzione, Jacob Omber è uscito meglio dalla chicane e si affianca a Chichidano e lo buca. E E lo si buca passa in seconda all'interno. posizione Ecco, grazie proprio adesso. Teo, sono volato su di loro grazie alla tua segnalazione con Jacob Omber che si è buttato in seconda posizione, ma ora sta regalando una scia importantissima. Chiesielis ha ripassato nell'ultima curva Simo Riva, che è uscito Questo è un piuttosto bug, lento, e ragazzi. ne ha approfittato alla grande. E adesso ci prova addirittura all'esterno, Ma ma vedo viene Chichidano che all'esterno. purtroppo c'è stato un lag pazzesco, quindi non abbiamo visto che è successo a Chichidano. Teo, prova ad andare di replay per favore, guardatelo tu. Perché Chichidano Non ora si posso, ritrova in terza non ho la posizione. steering. Ah, si ritrova incollato, o meglio, si ritrova Ronk e Josamu alle sue spalle. Che succede? È successo qualcosina tra i tre. Purtroppo dal replay io provo anche a mandarlo, ma ho visto che c'era un lag importante. No, siamo Penso anche troppo Chiesa in adesso là. un lagone. Troppo in là. Vediamo qui, vedete, Chichidano che ha laggato. Qui parte per la tangente. Questo purtroppo era un lag. Tanto abbiamo anche la nostra Niente da fare, Lady ragazzi. Lightning Blue, che è la nostra Debbie, che è in lotta per la decima posizione con Salvo Fusto. Sono veramente vicini. Con G-Panikin non a posizione, invece qui davanti vedo battaglia sempre tra Chiesielis e Simo Riva. Con Simo Riva che ha preso un po' di distacco, ma andiamo su Lightning Blue e Salvo Fusto, decima undicesima posizione, un'ottima partenza per Salvo Fusto, nonostante questo poco po' di penalità che trova sulla sua testa. Lightning Blue che cerca di incollarsi alla Megan, questa sfida tra francesi, mentre in Intanto dodicesima ragazzi, posizione chiude Terminator a 2 secondi e mezzo da Lightning Blue. intanto volevo dire ragazzi che se volete potete fare il vostro pronostico in chat votando, questa sera è stato proposto se Ronca arriva o meno alla top 5, quindi se volete fate i vostri giochi, per adesso sono veramente quasi 50-50, quindi se volete entrare anche voi a fare queste scommesse, usate i vostri RT points e puntate. E intanto ci Ci hanno siamo chiesto anche. visti il sorpasso di Chiasielis, scusami Matteo, ci siamo visti il sorpasso di Chiasielis su Simo Riva che comunque non ci sta e cerca subito traiettorie alternative per riuscire a ripassare avanti al leader della classifica, ricordo Paolo Chiasielis, attualmente in sesta posizione in lotta con Simo Riva che prende anche una bella
penalità abbastanza pesante. Un secondo e mezzo non è facile da scontare. Potrebbe essere questa penalità la tranquillità per Chiasiellis. Vai, Teo. Volevo segnalarti che hanno chiesto il secondo on board su Chiasiellis da Aldo. E salutiamo anche un'ultima follower, Rosanna Agosta. Buonasera e benvenuta in chat. E sono sempre. In teoria sì, se non mi inganna il cognome, in teoria sì. Infatti loro sono lì tre. Eh sì. Io stavo parlando col microfono spento, non fateci No. caso. Ho consumato la voce per nessuno, per niente. Joe Samo, quindi, dicevo, ce la sta mettendo tutta per passare in terza posizione con Kikidano che cerca di andarsene, ma occhio perché ronca. Lì in quinta posizione sta aspettando il minimo errore dai duelli di fronte per passare avanti. Addirittura prova a buttarsi all'interno di Jossamo, gli dà una toccatina, ma occhio, Kikidano largo, Kikidano esce largo e si ritrovano affiancati. Spalla a spalla, Kikidano e Jossamo, Jossamo che è uscito più veloce e all'esterno riesce a chiudere, Perde addirittura ronca. posizione. Addirittura ronca, si infila pure lui, si Ah, infila pure no, gli è lui. toccato. Tocca e va sulla sabbione e Va perde sul un po'. sabbione Kikidano, rivediamoci il replay di quello che è successo, vediamo se riesco a richiaparlo. Ecco qui che Non lo erano uno a vedo. fianco all'altro. Ha abbandonato la stanza Kikidano, che è successo? Un Rage lag quit. addirittura, mi è sparita anche la livrea dall'auto di Kikidano, e quindi occhio perché Kikidano, che è uno tra i protagonisti di questo campionato, è finito fuori, è crashato. Mi sa che non so se questo crash sia volontario, sinceramente, perché non l'ho visto Ma ho visto un arrivare lag, ho visto un laghino io. Ah, nemmeno. strano, ho visto un laghino strano e poi puff, è sparito, quindi niente, abbiamo perso Kikidano, Jacob Bomber, ricordo, wild card secondo, Ronca addirittura in terza posizione, passata avanti a Jossamo, che è successo? Che è successo? No, è già quarto, noi ci siamo distratti con il Sì. crash di Kikidano e Ronca ne ha approfittato su Jossamo, che comunque è lì già in scia, pronto a cercare di rifarsi avanti da appena 4 decimi di distacco, ma vi faccio notare che in quinta posizione sta arrivando, si sta facendo sotto un certo Paolo Chiasiellis, leader della classifica, quando siamo più o meno a metà campionato, ed è riuscito a dare un distacco importante a Simo Riva, che ora si ritrova 6 secondi, 7 secondi di distacco. Mentre qui davanti Jossamo e Ronca 328 continuano a darsi battaglia, sono molto vicini, sono sicuramente a distanza di scia. Vedremo cosa riusciranno a combinare. Jacob Bomber ora lagga, andiamo su Ace of Peaks che sta in prima posizione, sta comandando questa gara. Quando mancano 28 minuti al termine di questa nona tappa della Rookies Cup, quarta edizione, Jacob Bomber, ricordo, wild card di questa sera, sta in seconda posizione. Ronca 328 e Jossamu continuano a viaggiare molto vicini in terza e quarta posizione. Entrambi guidano Audi TT, ricordo gruppo 4, trazione anteriore. E alle loro spalle un'altra Audi, quella di Chiasiellis, cerca di farsi sotto con un distacco da Jossamu di poco meno di 6 secondi.
secondi. Simo Riva in sesta posizione invece, davanti a Katie Bramba in settima. E occhio perché c'è G-Panic che è Sì, è vicinissima adesso, vicinissima, sì. vicinissima a Ha fatto Katie un errore. Bramba. Ha fatto un errore Katie Brown perché prima erano sui 2 secondi. Comunque è un po' un tira e molla. Infatti, prima in chat c'era Matteo Fix che ci aveva segnalato questo duello. Però quando me l'ha detto, ho visto che erano un po' lontani, si sono ravvicinati di colpo. Quindi penso che abbia fatto un errore Katie Bramba. E vediamo cosa riuscirà a fare la nostra Lady. Se riuscirà a sferrare un attacco e portarsi per la Teo, settima però posizione. stammi su Sì. Joe Samu e Ronca, per favore, perché eravamo Sì. entrambi su G-Panic e Joe Samu è ripassato in terza posizione. Non stiamo Mamma mai mia. sugli stessi piloti, Teo. Altrimenti ci perdiamo i sorpassi. Ora sono su G-Panic e Bramba. Vediamo se G-Panic, che sta appena a 4 decimi e mezzo di distacco, gli sta prendendo anche la scia. Vediamo se riuscirà a sorpassare Katie Bramba, ma è un po' tanto, addirittura si fa vedere G-Panic aggressiva, si mostra agli specchietti di Katie Bramba e gli fa notare e dice: Katie Bramba, che ti sorpasso se non stai attento. E questa era la stronzata delle 22:14, segnatevela perché l'ho appena detta. Eccola. Che ti sorpasso, bro. Eccola qui, G-Panic è vicinissima, è uscita molto forte dall'ultima curva e ora davvero qui non c'è spazio, però per passare deve lasciare un po' tranquillo Katie Bramba, fanno delle traiettorie diverse, entrambe efficaci, ma G-Panic sembra davvero averne un qualcosina in più, sembra averne un qualcosa in più, vediamo se riuscirà qui nella staccata a farsi vedere, ma Katie Bramba frena davvero tardi dove ha frenato Katie Bramba. Ha fatto una staccata davvero appigliandosi a San Brembo e a tutta la famiglia delle pinze freno e dei dischi freno della Brembo. Gli ha cercato tutta la famiglia praticamente. A Tutti sempre. signor Brembo, occhio largo, largo Katie Bramba. Ne approfitta G-Panic, settima posizione, e cerca subito di fuggire, di andare all'inseguimento di Simo Riva. Quindi G-Panic super determinata a raggiungere Simo Riva in sesta posizione. Andiamo su Joe Samu e Ronca, con Joe Samu che in questo momento è riuscito, dopo aver sorpassato Ronca, a dargli anche un secondino e due di distacco, mentre qui davanti Jacob Bomber continua a mantenere un po' di margine su Joe Samu. Jacob Bomber artefice di un errorino negli ultimi giri, dato che perde 9 secondi dei Softpix e si ritrova vicinissimo Joe Samu, pronto all'attacco per la seconda posizione. Joe Samu che ci tiene tantissimo a far bella figura di fronte ai tantissimi tifosi che ci sono sugli spalti questa sera per lui, e li vediamo fare la ola, alzare le bandiere con la scritta Joe Samu Go, Joe Samu Attenzione, Go. Katie Bramba all'interno su G-Panic, un po' un contatto un po' duro, Andiamo, ma. andiamo, andiamo, andiamo su di loro. Quindi stammi su Joe Samu, Teo, perché andiamo sul replay di Katie Bramba e G-Panic. Katie Bramba che si è rifatto sotto, è arrivato troppo lungo, toccatina, toccatina all'interno, ha rischiato di mandare G-Panic in testa a coda, per fortuna non è successo niente di grave. E ora tutto da rifare per i due, con G-Panic che si è sicuramente resa conto che non può alzare il ritmo, deve o abbassare il ritmo, Teo, alzare o abbassare, non può andare più Alzare il ritmo, piano. ecco, diciamo così che ci sono Esatto, più vicini. non può permettersi di rallentare neanche un quartino di curva, deve spingere dall'inizio alla fine, perché altrimenti Katie Bramba si fa subito sotto. Abbiamo qui Intanto, se invece vuoi, Terminator possiamo in nona fare. posizione, Teo. Possiamo Sì? fare? No, una carrellata delle gomme magari, visto che non l'abbiamo ancora fatta. No, aspettiamo un po', aspettiamo un po'. Dai, falla. Va bene, dai.
Intanto attenzione perché c'è Josamu che è vicinissimo a Yako Bella, Bomber, bella, Yako bella, Bomber addirittura all'interno. 1. Josamu su Yako Bomber, vediamo se riesce a chiuderla. Riesce a chiuderla e si mette alle spalle Yako Bomber, che subito però si fa vedere nei suoi specchietti. Gli dà un buffetto al posteriore, ma Josamu riesce a controllare la sua Audi TT e a mantenere la seconda posizione. Super gara stratosferica di Josamu, che ora si lancia anche all'inseguimento di Esofix, che deve aver commesso un errorino perché il suo vantaggio, che era inizialmente di 9 secondi, si è ridotto a 7 secondi e 8, quindi Intanto piccolo Katie errorino. Brambilla ancora all'interno su G-Panic, ma arriva lungo Andiamo, andiamo, no, andiamo. è davanti, E riesce rimane a in seconda posizione. passare. Quindi No, sì, G-Panic riesce a passare. incrocia, ma G-Panic incrocia. No, ragazzi, questo è un lag, ma fregato in pieno. Secondo me, anche voi da casa ci godete quando mi incasino con i bug. Andiamo a vedere il sorpasso a curva 1 di Katie Bramba. Aiuto, quelle gomme stavano stridendo come non mai. È arrivato lungo, ma è riuscito alla fine a chiuderle. È stato davvero bravo a controllare l'auto. Poi, vabbè, qui c'è stato il lag che mi ha fregato. Katie Bramba che cerca ora di scappare da G-Panic. Quindi dicevamo, giro gomme, abbiamo intravisto già la partenza che montano tutti mo medie tranne due che montano gomme dure addirittura. Sì, abbiamo G-Panic e Terminator con le dure. Poi sì, hanno tutti le medie. Sì, hanno tutte le medie, chi più o meno consumate. Per adesso quello che lo vedo messo peggio è Jacob Bomber, che le ha veramente consumate sull'anteriore. Quelle posteriori sono nuove Qui praticamente. davvero ridotte male, questo potrebbe essere mentre vedo Ronca entrare a cambiare le gomme, giusto? Parlavamo di Esatto. gomme e Ronca entra subito mentre Chiesiel rimane in pista. Ronca commentava gomme medie e dicevo, Jacob Bomber potrebbe essere quindi questo suo alto degrado delle Attenzione che gomme. c'è Giulia La ancora ragione. all'interno. Andiamo, Giulia con andiamo, andiamo, andiamo su Katie Katie Bramba. Bramba. Andiamo su Katie Bramba e Giulia. Una bella sudata stasera per la nostra G-Panic con Katie Bramba Ah, che è un po' lunga. non le regala niente. Da notare quanto stanno guidando al limite. Infatti è arrivata lunga e Katie Bramba, number 98, numero 98, ne approfitta, si porta in settima posizione con G-Panic che ora deve rifare tutto da capo, deve rinseguire il suo diretto rivale e cercare nuovamente il sorpasso. Quindi Esofix sta perdendo tantissimo. Immagino che anche lui abbia le gomme messe male a sto punto. Sta perdendo davvero parecchio. Sono 6 secondi. Ricordo che ne aveva 9 fino a qualche giro fa. Ora 6 secondi di vantaggio su Josamu, che invece ha dato 3 secondi di distacco a Jacob Bomber. E mi sa che qui è proprio Josamu che sta facendo la differenza. Non Esofix che ha rallentato, ma Josamu che ha messo la sesta. Ha messo il nos, questo se l'è preparata la macchina. Eh sì, è di una costanza incredibile, sta tenendo da 4 giri 209, 209, Ma poi 209, sempre mentre gli più altri, forte, sempre più forte. eh sì, mentre gli altri sono già sul 210, 211, quindi sta veramente facendo la differenza. Eh sì, sta andando davvero, davvero molto forte Josamu e lo sta dimostrando. Vediamo se riuscirà addirittura a riacchiappare Ace of Peaks lì davanti. Ma direi Teo di dare spazio anche alla chat perché vedo una marea di messaggi qui dalla chat di Twitch. Sì, allora appunto c'era Matteo Fix che ci diceva di controllare le gomme perché secondo lui c'era Katie Bramba che era un po' impiccato. Sì, infatti adesso sono un po' tutti messi. Infatti, ecco, vediamo Ace of Peaks e Jacob Bomber che entrano in questo momento. Dicevo che sono messi un po' male con le gomme, d'altra parte, queste macchine con trazione anteriore non sono assolutamente semplici da gestire. E poi, quando hai detto la tua stronzata delle 10, c'era Mantest che diceva: ecco cosa succede a Diego quando beve troppe Knusa. Vabbè. O quando ne avevo troppo poche, ricordatelo. Funziona anche al Sì. contrario. Poi c'è Io sono io che dice a Ronca di non fare scherzi, perché ovviamente ha puntato che arriva in top Teo, 5. scusami, metti in pausa e riprendiamo fra un attimo Sì, perché sì, 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 sì. Josamu e con Ace of Peaks sono affiancati
Spalla a spalla, Ace of Picks che ha appena effettuato il suo pit stop mentre Joe Samu ancora lo deve fare. Ricordiamo che Ace of Picks aveva circa 6 secondi di vantaggio prima di entrare ai box. È uscito dietro Joe Samu, ma grazie alle sue gomme fresche e morbide, immagino a sto punto, è riuscito subito a sorpassare Joe Samu, che sarà il caso che si fermi a sto punto. Altrimenti rischia di perdere il treno di Ace of Picks lì davanti. Mentre E andiamo Kiasielis, che anche. come giustiamo ancora non si deve fermare, è zitto zitto in terza posizione. Dicevo, abbiamo anche una grandissima Giulia che con gomme dure riesce a sorpassare ancora una volta Katie Brown. Si porta in La sesta scelta delle posizione. gomme dure è di uno che la vede molto lunga, perché ti permette anche in una fase avanzata di gare di avere sempre grip, magari ne è un po' meno all'inizio, però quando gli altri vanno in crisi e rischiano addirittura di andare fuori strada per problemi di gomme, con le dure riesci a evitare strafalcioni di questo tipo. Ma eravamo sulla chat, Matteo, ti ho dovuto per forza Sì, interrompere. dicevo che stanno parlando un po' delle scommesse, sperano che arriva nella top 5, c'è chi spera che arrivi nella top 5, chi spera che non arrivi, perché qua le quote sono abbastanza alte e si rischia parecchio. Diciamo che ci sono andati giù Chi pesanti vince? Chi con le vince? Che io non scommesse. riesco a vederle, le Allora, per scommesse. adesso le scommesse sono che al 62% che ti avrà, sì, che ti Ronca Ronca. riuscirà ad arrivare in top 5, per quanto stiamo vedendo in pista Addirittura in dovrebbe, terza posizione adesso, quindi. quindi dovrebbe riuscirci con una quota dell'1,62, e invece abbiamo un 38% no, che vota appunto no, e ha una quota del 2,6, È un quindi 14%, boh, non lo so. e niente, quindi dicevamo appunto queste scommesse e niente, si stanno un po' godendo tutti la Basta. gara, stanno facendo il tifo per i Basta. nostri piloti, sì. Qui Ah, e intanto ci Joe dicono anche. Samu si è fermato, si è fermato. No, non si è fermato Joe Samu. Ma deve aver No. commesso un errore. Noi chiacchieravamo, ma Joe Samu si trova a 7 secondi da Ace of Picks. Errore, lo dicevo prima. Ai ai ai, Correre con le gomme così gomme. consumate ti porta a compiere degli errori. Joe Samu ha perso il treno di Ace of Picks. Mantiene comunque 6 secondi e mezzo di vantaggio su Ronca in terza posizione, con un Ronca però assieme a Jacob Bomber che hanno già effettuato il pit stop, quindi viaggiano ora leggeri e gomme morbide fresche, si potrebbero far Esatto. sotto a Joe Samu, quindi sarà il caso che cambi al più presto le gomme. Addirittura 9 secondi il distacco da Ace of Picks che sta volando. Stiamo un attimo su Ace of Picks perché qualcosa mi dice che vedremo in basso a sinistra il suo miglior Eccolo. tempo, 2:05, 4:25, sta davvero volando Ace of Picks, che vuole portare a casa la vittoria del Nürburgring GP della Lucas Cup quarta edizione. E ora vediamo Ronca se riuscirà a passare davanti a Joe Samu, che è entrato No, ora per 6,06. il pit Ah sì. stop. Pit stop, ce la fa Joe Samu, Sì, esce sì, sì, sì. addirittura in quarta posizione. Quindi voi che avete detto che Ronca non sarebbe arrivato in top 5, pentitevi, shame, shame, vergogna, pentitevi, Ronca è addirittura secondo, è in seconda posizione Ronca, voi che non lo volevate neanche in top 5, con la wild card di Jacob Bomber in terza posizione. Sembra aver ingerito un fagiolo di Balzari. Jacob Bomber è rinato dalle proprie ceneri come la Fenice e ora si ritrova in terza posizione con nuova linfa regalata dalle gomme morbide che ha finalmente potuto montare, eliminando, mandando via quelle gomme medie che praticamente stava camminando sui cerchioni nel decimo, undicesimo giro. Joe Samu invece ancora le deve portare un po' in temperatura. E si deve guardare le spalle anche dalla vecchia volpe di Kiasielis, che si trova in quinta posizione. Ah, vuole venire in cabina di commento anche questa sera, quindi
Occhio, Gio Samu, perché tu sei forte, ma là dietro è qualcuno che non ha niente da invidiare a nessuno. Siete lì in 4, dalla seconda alla quinta posizione, e tutti e 5 ve la potete giocare fino all'ultima curva, quindi sarà una battaglia bellissima, Matteo. Matteo ogni tanto mi diventa come Bugo. Ah, Sparisce. scusami, sono mutato. Ah, ci Ero sei, mutato. ciao. Sì. Come stai? No, Tutto dicevo, bene? appunto, Che hai guardalo, fatto a l'ha già sorpassato Capodanno? proprio adesso. Gio Samu passa Jacob Bomber che cerca di farsi rivedere e si ributta all'interno. Rivediamo il sorpasso di Gio Samu. No, non era questo, era più indietro. Stammi sui primi quattro, Matteo, per Sì. favore. Ecco qui Gio Samu l'ha staccata dopo il salitone, è Chiesa si riuscito. avvicina, attenzione, staccatona, però non riesce a bucare Jacob Oddio. Bomber, comunque Jacob Bomber quindi in riprendiamo. quarta posizione. Quindi abbiamo Ronco in seconda, Gio Samu in terza, Jacob Bomber in quarta e Chiasiellis in quinta, vicinissimo a Jacob Bomber. Chiasiellis che in tutte le gare è arrivato terzo, a parte due gare è sempre arrivato in terza posizione. Quindi anche questa sera penso che voglia mantenere quella che è la sua abitudine ormai, mentre si ferma, si moriva a cambiare le gomme solo ora. E G-Panic passa in sesta posizione. Sesta posizione per G-Panic che ha 5 secondi di vantaggio su Katie Bramba, ma no, 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 non ce l'ha fatta perché si moriva, è riuscito a riuscire. Scusate il gioco di parole. Ad uscire dalla corsa di box mantenendo la sua sesta posizione con G-Panic ad appena un secondino, due scarsi dietro di sé, ma mi pare che G-Panic debba ancora andare a sostituire le sue gomme. Sì, ancora le gomme dure, quindi penso che voglia fare proprio gli ultimi 3-4 giri in modalità super fucsia con gomme morbide. Quindi penso che in questo giro si fermi o nel prossimo. Intanto E qui abbiamo intanto qualcuno che è un certo Gio Samu che ora si lancia, tira la attenzione anche staccata, Chiesielis. arronca, tira la staccata, arronca, si toccano fianco a fianco e cerca Gio Samu, sono Chiesielis. affiancati. Chiasielis invece immagino che sia su Jacob Bomber, dimmi se ce l'ha fatta, dimmi se ce l'ha Sì, fatta l'ha perché qui sorpassato, l'ha sono fianco sorpassato. a Sì. fianco. Sì, ok, fra un po' ci rivediamo anche il sorpasso di Chiasiellis, ma qui Gio Samu è riuscito a passare avanti a Ronca. Mamma mia, Gio che lotta. Samu, seconda posizione. La forza dei suoi tifosi lo porta a spingere sempre più forte la sua Audi TT fino alla seconda posizione. Inseguito da un Ronca che deve arrivare almeno quinto, ma direi che a sto punto, ragazzi, Ronca, obiettivo è raggiunto. Ora devi spingere per arrivare in seconda posizione almeno. Mentre qua dietro, dove sta il 4? Eccolo qui, Chiasiellis in quarta posizione. Vediamo anche quello che è stato. Stai su di loro, Matteo. Vediamo quello che è stato il sorpasso che ha regalato la quarta posizione a Chiasiellis. Addirittura a metà del rettilineo, è riuscito, uscendo fortissimo dalla curva precedente, a sorpassare Jacob Bomber ad entrare nella S che ci porta poi al Mamma mia, rettilineo. Ma occhio, Ronca, 3 secondi di sono penalità. Con in tre incollati sono. Ronca che ha Mamma mia. 3 secondi di penalità. Chiasiellis tampinato e anche un po' tamponato da Jacob Bomber. Ora Chiasiellis si butta all'interno. Cerca di farsi vedere, ma Ronca prende bene la traiettoria dentro la bomba nella S veloce che poi porta verso l'ultima variante del circuito del Nürburgring GP. E Jacob Bomber che è lì pronto a cercare di approfittarne. Ronca purtroppo ha preso 3 secondi di penalità, quindi prima o poi dovrà rallentare per scontare questa penalità. Vedremo se succederà. Qui sono in tre, stanno facendo il trenino. Capodanno è passato, ma loro non lo sanno e fanno il trenino di Capodanno con Chiasiellis che come suo solito esce fortissimo, tira la staccata. Ed entra in terza posizione. Ecco il Chiasiellis che conosciamo con un Ronca in difficoltà che deve scontare tantissima penalità. Mannaggia, mannaggia per
Ronca, che si è Ti visto? segnalo anche Dimmi, Teo. G-Panic che approfitta dell'errore di Katie Bramba e quindi lo sorpassa nuovamente e si avvicina precosamente per lui anche l'altra lady, la Debbie, Arriva la nostra anche Lightning Blue. Lightning Blue. Vediamo se riacchiappiamo. No, l'aveva già sorpassato Bramba in settima posizione. G-Panic. E anche Lightning Blue in attacco. In attacco, Lightning Blue su Katie Bramba, sono fianco a fianco. E ora deve riaccodarsi Lightning Blue a Katie Bramba. E sta facendo comunque un'ottima gara. Sì, ma mi sa che no, sì, non si è ancora non ha ancora fatto la sosta Katie Bramba, non capisco perché. E Ancora le Lightning Blue infatti gomme è riuscita a ne ripassare. approfittano. Ah, Le tamponatina lady di ne Katie approfittano. Bramba che le fa tagliare la chicane. Vediamo, speriamo che non becchi penalità Speriamo di Lightning no. Blue. Per No, fortuna no, no, no. sembrerebbe di no, mentre Katie Bramba finalmente rientra a cambiare le gomme. Si è vista anche l'ultima staccata che era praticamente senza più gomme. Io qui scarrello veloce perché vediamo i soft picks primo, Giussamu. Seconda posizione, Chiasielis, che come vi dicevo durante le qualifiche se ne frega di fare le qualifiche perché poi lui sa che durante la gara scalerà la classifica. Jacob Bomber in quarta posizione e Ronca che ancora deve scontare 2 secondi e 6 di penalità. Ricordati, Ronca, che devi farlo entro due giri da quando l'hai piata, quindi questi due giri mi sa che stanno per terminare. E questi 5 Sì. hanno davvero fatto il vuoto perché tra il quinto e il sesto ci sono ben 46 secondi di distacco. Hanno fatto un altro sport, i 5 qui davanti. Si moriva, si è comportato molto bene. Peccato perché la prima parte della gara è stata molto ben combattuta da parte sua. Stava combattendo, stava ingarellando con Giussamu che adesso sta in seconda posizione. Poi qualche errore di troppo ha relegato Simoriva in sesta posizione. Una sesta posizione direi ormai sicura quando mancano poco più di 5 minuti al termine della gara, dato che ha ben 13 secondi di vantaggio su G-Panic. Teo. Sì, volevo dire un paio di cose. Allora, prima di tutto ringraziamo Toful, o comunque in inglese Two Fool, adesso sinceramente non so la Two Fool. pronuncia. Buonasera e benvenuto in live. E poi volevo ricordarti che se riusciamo, abbiamo da fare ancora gli onboard. Abbiamo da fare gli onboard, adesso ci Magari uno lanciamo riusciamo a perché farlo, magari. non so se avete notato voi da casa che siete sempre tanti e siete sicuramente attenti, ma vi siete resi conto che non abbiamo avuto un attimo di tregua, ragazzi. E questa è la Rookies Cup con Jacob Bomber che sta su Chiasielis e a sto punto ci facciamo l'onboard, indovinate su chi? Su Terminator. Ci vediamo Terminator, un giro con lui, vai.
E torniamo in live. Torniamo in live con Terminator che ci ha regalato un giro on board assieme a lui, l'onboard di Chiasiellis. Ve lo regaliamo settimana prossima, perché qui, zitti zitti, siamo arrivati a 1 minuto e 12 secondi dal termine della gara con Chiasiellis, che passa ora per iniziare il suo ultimo giro e ha un secondino di vantaggio su Jacob Bomber. E Softpix invece ha doppiato Terminator e sta anche lui all'interno del suo ultimo giro, lo sta andando a concludere dominando questa gara. E Softpix, ricordo, ha fatto il poleman, quindi pole position, giro veloce, e sta andando anche a vincerla la gara. Josamu, grande prestazione per lui, quindi lo potremo sentire anche questa sera in cabina di commento per l'intervista post gara, quindi non lasciate la live al termine della gara, questo è un lag, tranquilli. Così come sentiremo nuovamente anche Chiasiellis, se riuscirà a tenere dietro la wild card di Jacob Bomber. Un altro terzo posto, ma lui poco gliene frega, lui pensa alla classifica finale. Attualmente i risultati gli stanno dando ragione. Ronca 328 in quinta posizione, quindi chi ha scommesso sappia che per poco gli è andata bene, mentre qui qualcuno sta già passando. Ecco qui, passa ora sul traguardo e termina la sua gara. Lightning Blue in ottava posizione, bravissima la Debbie, che è riuscita a passare Katie Bramba, che va ora in nona posizione. Katie Bramba che ha tardato forse un po' troppo col suo cambio gomme. Vediamo però passare ora il vincitore, Ace of Pix, dominatore di questa nuova tappa del Rookies Cup. Vince la sua gara, triplete per lui, arriva anche bellissimo Terminator che la sgomma prima Josamu del traguardo, arriva. E Josamu anche lui la sbina e arriva seconda posizione per Josamu, bravissimo, grandissima gara di Josamu, una delle più belle mai effettuate. Passano anche Chiasiellis di nuovo a podio, leader della classifica, la Welcania Comomer in quarta posizione, è un grandissimo Ronca che passa in quinta posizione sbinnandola di proposito. Bene, quindi scommesse chiuse. Scommesse chiuse, edito. Quindi Ronca, quindi quinta posizione, arriva Simo Riva 22 in sesta posizione. Affronta ora l'ultima curva che lo porta sul rettilineo dei box e passa il traguardo in sesta posizione, anche per lui un'ottima gara, bravissimo Simo Riva, sesta posizione, così come bravissima è stata, come al solito ormai non ci stupisce più, G-Panic 14 che passa in settima posizione a concludere quella che è stata questa nona tappa della Rookies Cup, quarta edizione di Racing Team Italia. Bravissimi tutti. Qui vedo già che in chat state facendo i conti dei RT points scommessi. E con la sua tuta del The Punisher, il dominatore di questa gara, Ace of Pix. Bravissimo, l'ha portata a termine alla grande. Nel mentre che i piloti scendono dalle proprie auto per salire su in cabina di commento con noi, vi lascio ad una clip, ci vediamo fra due minuti.
Eccoci qui tornati in live dal nuovo Game GP, qui in cabina di commento. Assieme a me sono arrivati anche Paolo Chiasiellis. Ciao Paolo. Ciao, ciao, ciao. Ciao Chiasiellis, Buonasera a tutti. Buonasera benvenuto anche a Mimmo Giosamu. Ciao a Domenico, ciao tutti. Mimmo. Ciao. Un benvenuto anche al vincitore di questa nona tappa, il nostro Pasquale Ace of Peaks. Ciao Pasquale. Buonasera. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Ciao, benvenuti, anzi bentornati perché ormai siete degli habitué di questo piccolo salotto del post gara qui con Racing Team Italia. Ma iniziamo subito con le impressioni. Chiasielli, ormai ci ha rotto le scatole. T'ho letto la vita in qualifica. Ho detto: sto qua si piglia la qualifica a passeggio. Perché tanto sai che poi in gara inizia a martellare, tanto terzo almeno lo fa. Ma sì, ma a questo punto tanto vale che faccia le qualifiche, va direttamente in gara. Poi cosa vuoi? Anno nuovo, posizione vecchia, siamo lì. Peccato per quelle due gare che non hai fatto terza posizione. Bomba, insomma, l'importante insomma essere lì, ecco, dai, siamo lì. Mi dispiace che non c'è la Jolly stasera. Eh sì. Comunque, insomma, siamo tutti lì, siamo i 3-4 lì e ce la giochiamo fino alla fine. Bravo Ex davanti, perché ha fatto una gara praticamente da Grazie. solo, in solitaria, dall'inizio alla fine. Per cui C'è bisogna stare stato, attenti ci a sono tutto. state delle battaglie importanti tra te e Ronca. Eh sì, ma soprattutto all'inizio, soprattutto all'inizio. Poi ho preso il via, ho preso la rincorsa e ho fatto il mio passo che ho di solito a fine gara e sono riuscito a staccare un po' tutti. Alla fine non mi ricordavo mai se quello che ha detto di me era wild card o no. Allora avevo un po' di timore, non capivo, non mi ricordavo che era Paolo, una wild card, poi alla fine. a me insegnarono tempo fa una regola nelle gare. Te devi fregare di chi c'è davanti, chi c'è, devi pensare solo essere non avere nessun altro davanti. Che Sì, poi sia vabbè. wild card, che Sì. sia altra categoria, se Sì, tu ma vedi più che qualcun altro. altro davanti, devi pensare a superarlo, basta. Ma sai, più che altro il problema è che se magari succede uno sbaglio, che magari vai a sbattere con una wild card, magari non è neanche bello, insomma, né per me né per lui, ecco. È No, un assolutamente, disastro. vabbè, quello a prescindere dalla wild card. Sì. Comunque, niente, anche stasera Paolo ci hai dimostrato che a te te ne frega nulla di che posizione parti in Poi qualifica. avevo mia moglie che mi guardava anche stasera, quindi. Quindi eri un po' emozionato. Quindi non potevo fare meno del solito, no? Esatto. Complimenti, comunque ti sei confermato per l'ottimo pilota che sei. Bravo, bravo. Grazie. Così bravo è stato anche un certo signor Mimmo, che tutti quanti conosciamo come Joe Samu. Fantastica seconda posizione, Mimmo. Bravissimo. C'è stata una piccola fase a inizio, o meglio a metà gara, dove ti abbiamo visto in difficoltà, però ti sei ripreso velocemente, hai scaldato le gomme morbide e sei volato. Io non lo sento, ragazzi, eh? Manco io. No, manco io, manco io. Mimmo, Vedi? Sentite? adesso Ecco, sì, adesso sì. bravo. Oh, ok, scusate. Io infatti dicevo, devo essersi mutato, parlo ancora un po' così si attacca, no? No, Domenico, anche bravo, oggi è complimenti. stata. Grazie, grazie. Anche stasera è stata una gara complicata. E diciamo che ho perso un po' di tempo nei primissimi giri con Chicchitano. Tra qualche bug e l'altro, tra qualche toccatina e l'altra, non mi ha permesso insomma di tenere il passo di Pasquale, perché stasera, a dire la verità, ci speravo ed ero partito per fare questo tipo di gara. C'è stato questo imprevisto, va bene così, mi accontento della seconda posizione che non è da buttare e andiamo avanti. Quanta velocità, quanti decimini ti hanno dato i tantissimi follower e tifosi che dalla chat tifavano Joe Samu? Prima di partire tanto, perché sapevo che stasera si sarebbero collegati tutti quanti, per cui prima di partire ovviamente c'era una motivazione in più. Ma una volta che poi si spengono i semafori rossi e inizia la gara, da lì non pensi più a niente.
cerchi solo di fare del tuo meglio, quindi è importante sì, però quando una volta che inizia la gara lì ti dimentichi tutto e cerchi di andare il più veloce possibile. Eh sì, ti leggo anche qualche messaggio dalla chat. Abbiamo, oddio, da parte di Rosanna, forza Giossamo. Poi Melina Mimmo, che se non mi sbaglio è la tua compagna, che scrive: bravissimo amore mio. Qui abbiamo nonno Francesco che dice: grande Mimmo Giossamo. Mio papà boh, poi riguardati la live, perché davvero hanno sono stati anche loro, anche i tuoi follower, protagonisti di questa live con i loro tantissimi piacevoli, simpaticissimi messaggi. Grazie mille. Quindi grazie mille Mimmo, e passiamo a colui che questa gara ci ha messo il, ci ha scritto il suo nome. Se guardate sul tabellone del Nürburgring GP, c'è scritto Nürburgring GP aperta parentesi Ace of Picks Rules chiusa parentesi. Il dominatore di questa gara è il nostro Pasquale, noto anche Ace of Picks. Buonasera ragazzi. Buonasera a te Pasquale, che gran gara hai fatto oggi, triplete, pole position, sì, giro veloce, vittoria con distacco. Vero, vero, è stata proprio una bella gara. Diciamo che, allora, prima cosa la voglio dedicare a Black Sails, il mio amico che non riesce mai a partire, anche se mi ha fatto un regalo, mi ha fatto fare 3 restart, quindi al primo restart, ok, è andata bene, al secondo, al terzo ho detto, vabbè, adesso sbaglio la prima curva, vado diritto e tutto a posto. No, vabbè, diciamo che non mi aspettavo di fare la pole, perché come dici tu, Chiasellis è bravo, anche Mimmo. Comunque io non provando mai le super soft non avevo idea di farla. Poi in gara sapevo di essere veloce perché ho trovato subito feeling su questo circuito e quindi diciamo che ho fatto la gara che volevo. C'è stato un momento, avevo anche io la wild card indietro, non ho mai pensato di farlo passare, ho detto se vuole mi devo superare e quindi non è andata, quindi sono stato da solo la maggior parte della gara, ho cercato di andare tranquillo, senza fare errori, senza consumare tanta benzina e gestendo le gomme. È stata molto delicata sicuramente la prima fase di gara, quella è stata molto, molto delicata, sì, perché eravate molto vicini con Jaco Bomber, sì, molto, avete molto battagliato vicino. Parecchio. Sì, gli guadagnavo poco, quindi sapevo che me lo sarei portato dietro. Avevo lui dietro che mi spingeva, io che dovevo parzializzare per parla tranquillo, per non consumare il carburante, quindi lì sì, è stato un po' però concentrato e sono andato avanti. Ottima gara comunque di tutti. Bravo, bravo, bravo. Ma sapevo che anche Matteo aveva qualche domanda da farvi, vero Teo? Beh, allora, domande in particolare no, più che altro capire come fa Paolo sempre pur non facendo una grande qualifica, riesce sempre comunque, cioè adesso questo cos'è, l'ottavo terzo posto? Settimo mi pare. Ah sì, no, contando anche quella otto terzi posti su 10. Diciamo che l'uomo della gara, ecco, il pilota da gara, ecco, qualifica. Io ho notato che comunque l'importante è mantenere sempre, cioè non commettere errori, perché anche all'inizio con Simo Oliva, che eravamo sempre lì, a un certo punto lui ha preso un secondo e mezzo di penalità e lì si è perso, no? E io tutta la gara sono abbastanza pulito, non faccio penalità e poi alla fine la macchina probabilmente più leggera e riesco a guadagnare sempre quel qualcosina in più su quelli dietro, su quelli davanti, e poi ogni tanto anche rischiare qualche sorpasso, un po' ci vuole, insomma, anche per fare qualche staccatina anche oggi l'hai fatta, per fargli perdere la voce a Diego, non ogni bastardo tanto. guarda che mi sono segnato, guarda che mi devi un onboard, me lo sono segnato. Assolutamente sì, settimana prossima non mancheremo. Quindi settimana prossima dobbiamo organizzarci per tempo, okay, perché
avremo tre onboard da fare. Basta che non lo fai in qualifica, dopo in gara si va in qualifica. Vedi, mi hai dato un ottimo spunto per obbligarti a fare una qualifica veloce. Potrebbe essere anche quella, insomma, è una buona idea. Va bene. Così, dai, ma va bene così, insomma, dai. Perché cambiare se va bene così? Ecco. È giusto. Ragazzi, volete fare un saluto in particolare, Paolo? Una dedica di questo podio alla tua signora, a sto punto ci sta. Una particolare, la mia signora che mi sta ascoltando. Io sono in cucina, lei di là che mi sta assolutamente ascoltando. Ecco, dai, mi ha portato bene. Dai. Che non solo ti sopporta, ma anche ti supporta. Quindi è importante. Sì. Invece, Mimmo, tu vuoi mandare i tuoi saluti? Sì, voglio ringraziare la mia famiglia che quest'oggi mi ha sostenuto ancora una volta. E non so se mi stanno ascoltando i miei figli, Gioele e Samuele. Se mi stanno ascoltando, li saluto e gli mando un bacio grandissimo. E sicuramente se non ti stanno ascoltando in diretta, ti potranno ascoltare domani. Ricordo che per 15 giorni le live rimangono sul canale Twitch, dopodiché le potete sempre trovare sul canale YouTube di Racing Team Italia. Ace of Pix, anche tu vuoi mandare un saluto prima di darci la buonanotte? Sì, io saluto i miei amici, se mi hanno seguito, non lo so, dopo chiedo e vediamo. Arrangiatevi. Un saluto a tutti. Chi c'è? Bah, non c'è. Amici di Pasquale, se l'avete seguito, complimenti, se non l'avete seguito, mannatevela, non finisce. Bravo, mi hanno boicottato, penso stasera. Vabbè. Ragazzi, io direi che è arrivato il momento di ringraziare Matteo Teolino per il supporto in questa sera, in questa bellissima serata, la prima Rookies Cup del 2021. Grazie mille Matteo per averla portata avanti insieme a me. Grazie a te Diego per il divertimento di questa sera e soprattutto i piloti che hanno dato veramente ancora una volta un grandissimo spettacolo, veramente... Come al solito, loro si impegnano, Teo, convinto. Giusto per far perdere la voce a me, l'hai capito te, sì? Eh sì, Paolo. Vi manderemo una pista stasera... di Gnusa, dai. Sì, Diego, dai. Questa sera direi che rispetto all'ultima gara ti è finita molto meglio, dai. Perché credo, almeno là davanti, non ci sono state grandissime battaglie rispetto all'ultima volta quando... Sì. L'ultima volta, ma io ho sempre paura della prossima, sapevate. Ragazzi, ricordatevi. Non aspettiamo altro, Oddio. Aspettiamo anche la prossima. Ma assolutamente sì. Le mie corde vocali piangono, ma il mio cuore sorride. E vi saluto tutti quanti, vi do la buonanotte. Vi ricordo domani sera 21:30 Twitch Racing Team Italia con la diretta della World Racing League, seconda edizione. Con le gruppo 2 impegnate in quel circuito di Brands Hatch, noto anche per pochi come Brand Touch. Buonanotte a tutti e ci vediamo domani 21:30. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao.